editando questo video, ma in realtà mi sono accorta che mancano degli intermezzi, mancano delle cose, quindi le faccio adesso. Innanzitutto vi ricordo, come al solito, nella playlist in alto a destra che trovate tutti gli episodi precedenti e anche successivi dei Vlogmas. E niente, oggi siamo nel settimo episodio dei Vlogmas e andremo a fare l'albero di Natale. Questa parte ve la dirò anche dopo, quindi non vi preoccupate, lo so. Diciamo che comunque sono più timelapse che parlato, perché comunque non stavo solo io a fare le varie decorazioni e quindi non volevo registrare tutto il processo eccetera, però comunque il senso del video è quello, quindi spero che vi possa comunque piacere. E niente, direi di iniziare subito. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo nel settimo Vlogmas in teoria e andremo a fare l'albero, che come vedete è già alle nostre spalle, e mi aiuterà questa tizia qua che avete già visto in qualche video. E niente, io direi di iniziare subito, quindi... Ok ragazzi, questo è il risultato finito. L'ho messo sulla sedia perché mi serviva la spina e al momento sta là. E ve lo faccio vedere nel dettaglio. Sopra abbiamo la stella. Man mano scendiamo giù, abbiamo le varie palline. Abbiamo cercato di fare la cosa quanto più simmetrica possibile, ma non erano in numero pari, quindi ci trovavamo con più palline di un tipo rispetto a quelle altre. E niente, poi dopo vi faccio la panoramica completa messo bene. Quindi ragazzi, fateci sapere se l'albero vi piace, se vi piace così che è un po' diverso dagli altri. E niente, vi lascio le panoramiche e noi ci vediamo dopo per le conclusioni. Poi avremo comunque tutte le decorazioni là sopra sul tavolo, che dobbiamo un po' appendere un po' vicino alla porta eccetera eccetera, ma quelle ve le vedrete dopo nelle panoramiche. Insieme a mia mamma abbiamo finito di fare le varie decorazioni. Quella stella che state vedendo adesso l'abbiamo messa vicino al cancello, ma dopo ve lo farò vedere. E gli abbiamo legato le palline che rimanevano. Le ho messe tutte io, mia mamma stava solo mettendo quella perché poi non ce la facevo più. Abbiamo anche messo delle decorazioni al lampadario e niente, questo è quanto. Bene, come avete visto, dopo aver finito l'albero abbiamo continuato a fare le varie altre decorazioni, a prendere le altre cose che avevamo nello scatolo, sul tavolo eccetera, tutte le varie cose che avevamo comprato anche un paio di settimane fa, e le abbiamo messe in giro per casa e abbiamo iniziato a decorare anche un po' le altre varie stanze. Quindi adesso ragazzi vi lascio alle panoramiche con tutte le decorazioni in tutte le varie stanze. E sì, ho qualcosa anche qui in camera che vi farò vedere proprio tra pochissimo, quindi ci rivediamo alla fine per i saluti finali. Bene, queste erano anche le panoramiche di tutte le decorazioni, tutte le cose che abbiamo messo. Fateci sapere se vi piacciono e niente, questo è tutto ciò che potevamo mettere. Non siamo persone che quando arriva Natale vanno a cambiare di tutto e di più, o magari chi si mette con tantissima pazienza a mettere anche la neve finta e tante altre cose. Noi siamo un po' più tipi da decorazioni basilari, però comunque l'aria natalizia c'è lo stesso.
E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto. E noi ci vediamo domani alle 18 con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!